anche quest'anno lo sport non va in vacanza ha fatto boom. A livello di iscritti, circa 800, oltre 800 per l'undicesima edizione. Due mesi di sport che il CONI insieme al Comune di Pescara propongono per i tanti giovani che, finita la scuola, in genere abbandonano le attività. Invece con lo sport non va in vacanza, si fa attività tutto l'anno, anche d'estate, e lo si fa con la professionalità, la garanzia, l'affidabilità che solo gli istruttori, quelli veri, quelli formati dal CONI, riescono a garantire. Abbiamo fatto un po' di giri per i vari centri sportivi di Pescara che ospitano lo sport non va in vacanza. Qui siamo allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, poi siamo andati a Gesuiti e a Zanni. Cominciamo il nostro tour in video e in interviste con i Gesuiti. Monica D'Agostino è la coordinatrice dello Sport Non Va in Vacanza per i Gesuiti. Allora, le immagini che vedete le abbiamo girate in una normale giornata di lavoro. L'entusiasmo c'è oggi, figuriamoci i giorni quelli finali delle feste. Sì, la festa è sempre attesa. Già il primo giorno ci chiedono che cosa dobbiamo organizzare per la festa finale. Vengono volentieri, svolgiamo tantissime attività, dalla pallavolo al basket, al calcio, giochi di socializzazione, percorsi per sviluppare la psicomotricità. I bambini sono contenti, i genitori ancora più contenti e le richieste continuano ad aumentare. Non è un semplice campus, non è una semplice colonia, qui si fa sport e non è un caso che ci sia il CONI al vertice insieme naturalmente alla città di Pescara, al comune. L'entusiasmo lo vediamo, fate come se foste a casa vostra. Allora sì, c'è il CONI che mette a disposizione gli insegnanti e gli istruttori di educazione fisica o comunque laureati in scienze motorie. Ognuno di noi proviene da un'attività sportiva differente, chi appunto come me dalla pallavolo, altri dal basket, Laila dal calcio, dall'atletica leggera, quindi ogni istruttore comunque dà un indirizzo suo ai ragazzi. Cerchiamo di far provare un po' tutti gli sport proprio per indirizzarli. Faremo anche delle gare per poter dare degli indirizzi specifici anche ai genitori, perché ci sono dei bambini portati più per un'attività che per l'altra, e quindi cerchiamo un attimino di portare avanti questo lavoro con il CONI e grazie soprattutto al Comune di Pescara che ci permette questo. Il delegato del CONI di Pescara Emilio Santa Croce è qui ai Gesuiti per supervisionare una giornata di lavoro dello sport non va in vacanza, che rimane uno dei top, dei punti fondamentali dell'attività del CONI regionale e pescarese in questo caso. E aggiungerei anche del Comune di Pescara. Comunque io non sono a supervisionare, sono venuto a vedere, è uno spettacolo bellissimo in quanto i bambini oltre che ad aggregarsi fanno i vari sport e quindi possono avere anche la possibilità di scegliere che sport fare nel futuro. È bello anche vedere, Emilio, che i bambini hanno un grande entusiasmo, non lo ripetiamo oltre perché sono le immagini che parlano in maniera chiara, ma anche gli istruttori ci mettono il 110%. Ma io aggiungerei anche, oltre a metterci il 110%, gli istruttori hanno una capacità di stare insieme a questi ragazzi ed una preparazione, secondo me, eccezionale, che ci fanno capire quanto sia importante programmare ancora questa attività per i bambini delle varie fasce di età. E dai Gesuiti, dall'impianto sportivo denominato Rocco Febo, siamo passati a Zanni, una struttura dedicata in tutti i giorni della settimana al calcio con un bellissimo prato sintetico, ma in questo caso allo sport non va in vacanza per due mesi di mattina con l'entusiasmo dei bambini. Non dobbiamo parlare tanto, sono le immagini che lo dicono e in questo caso abbiamo voluto ascoltare la coordinatrice del centro Zanni per quanto riguarda lo sport non va in vacanza. Vai Valentina!
Allora, quest'anno, come per è l'undicesimo anno in cui prendiamo parte a questa iniziativa, lo sport non va in vacanza, anche quest'anno c'è stata una grande richiesta. E qua al Campo Zanni abbiamo 180 iscritti, tutti presenti stamattina in particolar modo. E il caldo, sì, il caldo, però i bambini sono abituati a stare al mare, quindi anche qua stanno benissimo, giocano, ogni tanto si rinfrescano e per loro è una cosa naturale star qua. Poi voi vi prendete cura di ogni loro esigenza, perché diciamolo, il CONI, insieme naturalmente a Città di Pescara, Comune di Pescara, ma il CONI con lo staff degli istruttori è garanzia da questo punto di vista di serietà. Certo, noi qua a Zanni siamo 5 insegnanti, tutti collaudati, siamo tutti e 5 già 11 anni che lavoriamo insieme, e anche negli altri centri sono tutti insegnanti qualificati, scelti tra tante domande, però insomma siamo tutti ragazzi che lavorano anche nelle scuole primarie, quindi con una certa esperienza proprio per questa fascia di età. E ogni bambino glielo facciamo divertire come vuole divertirsi lui, ognuno fa specialità diverse, non è che veniamo qua per specializzarli. Questo è un gioco, sport sotto forma di gioco. Dulcis in fundo, torniamo allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Beh, qui abbiamo raggiunto il top, perché lo vedrete anche dalle interviste, c'è davvero una voglia di vita straordinaria di questi bambini, che poi si concretizza attraverso lo sport. E allora, una delle prime uscite pubbliche del nuovo sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, il presidente regionale del CONI, Enzo Imbastaro, e poi non vi perdete assolutamente la storia bella, 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 bella con cui vogliamo chiudere questo servizio, la storia di Sabrina, la mamma, e soprattutto Linda, la figlia. Non voglio preannunciarvi nulla, seguiteci sino alla fine. Un saluto da me, da Paolo Sinibaldi, per le immagini Luca Romano, il CONI c'è. Enzo Imbastaro, io non so chi ha inventato lo slogan "lo sport non va in vacanza", ma è uno slogan quanto mai azzeccato, a giudicare da quello che vediamo. Azzeccatissimo, tant'è che qualche anno fa una nota azienda, di cui non posso fare il nome perché altrimenti sarei denunciato, fece questo spot, lo sport non va in vacanza, però riferito alla vendita di abbigliamento sportivo. Poi con questa società abbiamo instaurato un bel rapporto per alcuni anni. Questa ditta ci donò le t-shirt e i cappellini per i ragazzi. È un nome sicuramente azzeccato, perché in questi 2 mesi cerchiamo di tenere impegnati più di 800 bambini di età compresa dai 6 ai 13 anni in attività varie, soprattutto ludiche, ma comunque che sono qui riuniti qui a Zanni ai Gesuiti in un ambiente sicuramente sano, fanno un'attività sicuramente fruttifero per la loro crescita, affidati a insegnanti di educazione fisica, laureati in scienze motorie o degli ex ISEF, quindi non potrebbe essere soluzione migliore. E infatti ogni anno il numero delle richieste aumenta, ma oltre questo numero non possiamo andare, a meno che non riusciamo nei prossimi anni ad attivare un altro centro nella città di Pescara. CONI e Comune di Pescara vanno ancora avanti in simbiosi, qui non c'entrano i colori politici. No, questa attività è nata nel 2003 quando amministrava il centro-sinistra, è proseguita con il centro-destra, che anzi devo dire che l'ha anche cercato di incrementare, sta continuando adesso e spero che possa andare avanti anche negli anni a venire, perché questa attività, che è molto 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 importante, perché oltre all'attività motoria, all'attività
sana che fanno i ragazzi in queste 5-4 ore che stanno qui, comunque è per le famiglie un modo per stare tranquilli e non dover lasciare i propri figli davanti alle televisioni o a babysitter o quant'altro. Quindi speriamo di poter incrementare anche negli anni a venire questa attività, perché sta riscuotendo veramente un grandissimo successo. Beh, una delle prime uscite pubbliche per quanto riguarda lo sport per il neosindaco di Pescara Marco Alessandrini, bagno di entusiasmo perché ha scelto lo sport non va in vacanza, cioè i bambini, lo sport giovanile. Guardate, io sono contentissimo di essere qui oggi, perché penso che lo sport sia uno strumento formidabile di socialità e sono contento di questa iniziativa che va avanti da tanto tempo, che dura per un paio di mesi d'estate, da metà giugno circa a metà agosto, e che convoca in qualche modo tanti ragazzi che in questo modo hanno la possibilità di fare sport, di stare insieme in un ambiente sano. Naturalmente colgo anche l'occasione per ringraziare quanti lavorano con i ragazzi con generosità, con impegno, perché naturalmente non sempre è facile fare tutto questo. Ci vogliamo impegnare affinché queste iniziative si moltiplicano per consentire sempre più iscrizioni, perché ahimè i posti sono andati letteralmente bruciati in pochi minuti, 10 minuti appena, con le iscrizioni online. Però mi sembra questa la direzione giusta proprio per questo aspetto di socialità, oltre che naturalmente di benessere fisico, che ritengo centrale e fondamentale. Continuerà questo accordo non scritto, ma è un accordo di intenti comuni tra il comune di Pescara e il CONI, come è stato negli anni precedenti? Ma naturalmente sì, proprio per la valenza di un'iniziativa di questo tipo che, ripeto, va avanti da tanto tempo e che ha sempre successo. E quindi le iniziative che hanno successo e che hanno un rilievo, un impatto sociale così forte non possono che essere una priorità per la nostra amministrazione. Adesso vogliamo farvi ascoltare anche la voce di Sabrina Pappalardo, che è questa signora, è la mamma di Linda, che ci racconta una storia. Allora Sabrina, è una storia bella che lo sport ci propone. Sì, è una bellissima storia perché Linda ha avuto dei problemi alla nascita e quindi ha questa disabilità che l'aveva portata ad avere purtroppo i tutori e le scarpe ortopediche, che ora non vedete perché grazie... No, non la dico più perché Linda non porta più i tutori dopo 2 mesi di sport che ha fatto qua tutti i giorni insieme agli altri bambini e a tutti i ragazzi che l'hanno seguita. L'estate scorsa è riuscita a toglierli e quindi cammina senza tutori e scarpe ortopediche ed è... corre addirittura, e questo grazie allo sport che ha fatto. Linda, diciamolo, tu non cammini, tu corri!